Sì, siamo molto contenti e soddisfatti, è stato un bellissimo pomeriggio, c'è stata l'accensione dell'albero di Natale in Piazza Cavour, un albero tradizionale che quest'anno la Pro Loco ha voluto ornare anche con dei marzocchini in forma ridotta e poi ancora l'inaugurazione della mostra dei presepi a cura dell'Associazione Natale nel Mondo, che è un momento tradizionale del Natale sangiovannese ma che l'anno scorso purtroppo a causa del Covid non era stata allestita, e tutto accompagnato dalle note musicali della scuola dei ragazzi della banda comunale. È veramente un Natale nel segno della tradizione che comincia oggi e poi proseguirà per circa un mese a San Giovanni Valdarno, con tante iniziative, tanti eventi che ci saranno nelle piazze, nelle strade, a Palomar, Casa della Cultura, al Cinema Teatro Masaccio, Museo della Basilica, Museo delle Terre Nuove, quindi tantissimi eventi. Abbiamo costruito naturalmente nel rispetto delle norme anti-Covid, sarà necessaria sempre il Green Pass per poter accedere alle iniziative, soprattutto negli ambienti chiusi, proprio perché la vaccinazione ci sta dimostrando che il Covid si può anche sostenere, si può anche sconfiggere. Un anno fa tutto questo non era possibile, questa campagna di vaccinazione a tappeto ci consente invece di poter tornare a vivere il Natale come avevamo vissuto e vivevamo prima che questa terribile epidemia si diffondesse in tutto il mondo.